Panerico è una società che nasce negli anni 30 in Francia come una cartoleria di paese e nel corso degli anni si è ingrandita fino ad arrivare ai giorni d'oggi in cui è presente in 42 paesi del mondo. In Italia è presente dal 1996, i nostri uffici sono a Cambiago, 200 persone nella nostra forza vendita. 100 persone negli uffici, 80 dipendenti nel nostro centro di distribuzione nazionale che è a Monticelli d'Ongina, quindi tra Piacenza e Cremona. Al momento sono 22.000 metri quadri il nostro magazzino di proprietà. C'è già un piano, già da anni, un piano di espansione a 54.000 metri quadri, sempre sul nostro terreno di proprietà. Abbiamo un customer service dedicato nei nostri uffici, quindi 40 teleoperatrici, sempre nostre dipendenti. Forecast 2016 è 122 milioni di euro, che è un più 6% rispetto all'anno scorso. Il mondo in cui operiamo è un mondo molto frammentato, quindi in Italia ci sono non so quanti operatori che suonano alle porte delle uffici, aziende per vendere la carta, quindi è molto, molto frammentato. A livello macro, in Italia ci sono 3-4 player, quindi a livello di Lireco, e a livello mondo siamo 3 player principali in tutto il mondo. E-commerce Italia, siamo 65% del fatturato effettuato come e-commerce, che intendiamo quindi con gli ordini che arrivano al nostro sito internet, che è un 55%, un 10% invece fatturato viene fatto da integrazioni con i gestionali dei nostri clienti. Per ordinare l'Ireco abbiamo vari canali per fare un ordine con l'Ireco. Innanzitutto bisogna essere registrati, quindi non è aperto a tutte le aziende, quindi bisogna registrarsi. Una volta che si è registrati, il cliente può decidere di trasmettere l'ordine secondo i canali del telefono, fax, email tramite il nostro customer service. E poi c'è l'ambiente web o mobile, che mobile è stato attivato 2 anni fa. Ambiente web, quindi per accedere abbiamo bisogno di una login e una password che vengono rilasciati automaticamente dal nostro sistema. Per quanto riguarda delivery, noi abbiamo 120 furgoni di proprietà, quindi con 120 driver che si presentano dai nostri clienti con una divisa, quindi quanto si diceva prima, l'importanza della vicinanza al cliente. 120 furgoni, di cui 20 a metano e 8 elettrici per appunto l'introduzione di ZTL all'interno delle città, quindi dobbiamo andare a consegnare in città nelle ZTL, utilizziamo questi veicoli elettrici. A possedere una flotta di proprietà e inoltre un magazzino con dipendenti, quindi il costo che viene sostenuto dall'azienda viene ritornato in qualità, quindi riduzione degli errori e riduzione soprattutto dei resi, che vanno, non so quante aziende viene fatto, però costi occulti della gestione del reso è molto, molto elevato. Tutti gli ordini che vengono ricevuti dal nostro customer service o inseriti nel nostro sito web entro le 17:30 vengono consegnati per il 99,5%, 99,5% nelle 24 ore. Quindi io sono in ufficio, faccio l'ordine alle 17:20. Nel 90%, 95% dei casi la consegna avviene entro il mezzogiorno del giorno dopo. Ordine medio 180 euro, puoi vendere ai dipendenti dei nostri clienti. Stiamo approcciando questo progetto con le prime difficoltà soprattutto nel packaging del prodotto, quindi differenziare il prodotto per l'azienda piuttosto che il pacchetto per il dipendente. E quindi ci stiamo comunque pensando. Altro punto di diamante del modello Lireco è il customer service, quindi in tutte le nostre nazioni abbiamo sempre un customer service dedicato per i nostri clienti. In Italia ne abbiamo 40, rispondono entro 3 secondi dalla chiamata, non c'è nessun deviatore, clicchi 5 per parlare con un nostro operatore, attende in linea 25 minuti, poi cade la linea. Questo non succede. Entro 3 secondi c'è lo squillo in cuffia della teleoperatrice che può assistere il cliente nell'inserimento dell'ordine, fare da guida per se siano problemi nella generazione dell'ordine via web, problematiche, consigli anche sui prodotti, quindi anche le nostre ragazze sono trainizzate non solo internamente, ma anche dai nostri fornitori. Giornata molto positiva con argomenti caldi che trattano supply chain nelle aziende e-commerce, quindi tema ad oggi molto, molto sentito tra le varie aziende.